dire, amarezza perché eravamo partiti bene, potevamo finire anche meglio, ma il secondo quarto è stato dannoso. Devo dire, poi nel momento in cui Casale ha giocato sia con Valentini che con Riu in campo, è stato quello il momento dove li abbiamo subiti di più, ci hanno portato a perdere più palloni. Nel secondo quarto ne abbiamo persi 8, è stato quello peggiore in assoluto. Nel terzo ci eravamo rimessi in carreggiata, nel momento decisivo i due rimbalzi d'attacco con i 6 punti di Natali siano stati quelli pesanti per la partita. Quindi quei due rimbalzi sono stati davvero sanguinosi, se mi passate il termine. Peccato perché tutto sommato abbiamo fatto una buona prova. Ci siamo distratti su alcuni aspetti che potevamo sicuramente certamente evitare per vincere. Non è facile vincere qui a Casale, soprattutto per noi, una squadra mediamente giovane. Però adesso andiamo avanti, insomma, riprendiamoci un po', soprattutto perché veniamo da un periodo con tanti infortuni. Avevamo in campo Sile Diawara con problemi muscolari, che ha giocato, e Mosley con i suoi problemi al ginocchio. Come sapete, le ultime partite non hanno neanche giocato, o Mosley ha giocato meno. Quindi adesso speriamo pian piano, con la settimana piena di lavoro, di recuperarli e guardare alle ultime 7 partite, che sono per noi determinanti per tirarci fuori dalla bassa classifica. Sì, abbiamo vinto solo 2 trasferte. Obiettivamente paghiamo molti errori di gioventù, secondo me. E soprattutto ci è mancato tanto nell'arco dell'anno la continuità di tutta la squadra. Abbiamo avuto davvero tanti tanti infortuni, purtroppo, dal precampionato a quello di Uglietti, a quello di Stenbach prima, poi Uglietti, poi siamo finiti di nuovo con Stenbach, adesso poi c'è stato Mosley. È stato un continuo, cioè Yedioha, che è mancato diverse partite, per cui siamo stati sempre in difficoltà. In casa abbiamo stretto i denti e qualche partita in più l'abbiamo vinta, anche magari difficile nella prima parte di stagione. Adesso cominciamo a accusare anche un po' più di difficoltà, ovviamente con determinate assenze facciamo fatica. Quindi ripeto quello che vi dicevo prima, spero di poter lavorare con tutti e lavorare al meglio, ma le condizioni non sono ottimali, quindi le difficoltà restano, e soprattutto restano perché le squadre che troviamo, anche quelle che sono sotto, come Reggio Calabria o Omegna, sono comunque buone squadre, sono squadre al nostro livello, quindi dovremmo essere attenti fino alla fine. Obiettivamente, no, vabbè, quello di Stenbach sono stati, il primo era temporaneo, era un infortunio recuperabile che era sul piede, attualmente quello attuale è su un ginocchio molto più lungo, ecco perché adesso abbiamo fatto una scelta diversa. Abbiamo inserito Novacic la settimana scorsa, venerdì scorso ha fatto un allenamento e poi abbiamo giocato queste 3 partite. Quindi speriamo adesso di avere un po' più di tempo per inserirlo meglio all'interno della squadra. Sì, purtroppo sono stati gli infortuni di Stenbach che ci hanno creato tutta questa problematica, ahimè.